Buon pomeriggio, è il primo appuntamento delle interviste che vedrete sulla nostra pagina Facebook, sui nostri canali social delle città di Taormina. Sono Antonio Billè, mi conoscerete per quello che leggete, un addetto stampa delle città di Taormina. Daremo spazio in questo momento di fermo a tanti dei nostri dirigenti, un po' i nostri sponsor, i nostri calciatori. Ci racconteranno un po' del loro vissuto, un po' di come si sta vivendo anche questo momento di stop e dei progetti futuri, che come sempre fanno la loro parte in queste interviste ieri, oggi e domani, ci ha suggerito il nostro amministratore delegato Maurizio Lorè. Cominciamo quest'oggi con il direttore generale Giovanni Cardullo. Ciao Antonio, grazie, grazie per l'invito. Direttore, le chiedo subito un'analisi di questo momento particolare che stiamo finendo. Purtroppo ci abbiamo fatto l'abitudine, già a marzo dell'anno scorso ci siamo fermati per questa emergenza Covid. Come procede il tutto? Che soluzioni, le chiedo anche, si possono immaginare per un'eventuale ripresa del campionato, anche alla luce di quelle che sono le dichiarazioni fatte più volte dal presidente Lopresti, che auspica una ripresa dell'attività agonistica per l'inizio del mese di dicembre? Oggi la situazione è un po' particolare perché non siamo neanche nelle condizioni di poterci allenare in maniera dignitosa. Si parla di allenamenti individuali, si parla di possibilità di poter fare delle sgambate tra i ragazzi, ma in realtà l'allenamento di squadra è tutta un'altra cosa, quello che aggrega, quello che dà la possibilità al mister di vedere una serie di soluzioni, quello che ti permette di fare gruppo. Perciò il momento è un po' abbastanza particolare. Relativamente alla situazione che si sta venendo a creare, ho letto fino all'altro giorno l'intervento da parte del presidente Lopresti, dove si auspica di poter ricominciare il giorno 9. Dico, sarebbe auspicabile, sicuramente, però la vedo poco fattibile in questo momento la soluzione del giorno 9, anche perché si avvicina il periodo natalizio. Qui a Messina si parlava addirittura di lockdown per 15 giorni, dando addirittura con la chiusura delle scuole, perciò possibili soluzioni. Ho letto un po' in giro che si stanno facendo anche in altre regioni una serie di sondaggi su varie possibilità nel momento in cui si potrebbe ricominciare a giocare. Ci sono soluzioni sicuramente da poter prendere in considerazione. Leggevo ad esempio la possibilità di poter fare il campionato soltanto di andata e allargare la griglia dei playoff non soltanto fino al quinto posto, ma fino al decimo addirittura, o completare il campionato e finire soltanto senza fare i playoff. Quindi soltanto il primo e il secondo posto andrebbero a raggiungere la promozione. Dico, sono soluzioni che sicuramente si dovrebbero andare a vedere soltanto nel momento in cui sai, hai la certezza che puoi riprendere a giocare. Capire quant'è il tempo che rimane da quel dato preciso e tirare le somme. Siamo a quello che è il città di Taormina, 5 mesi da quando vi siete affiancati al presidente Gastorina. Come procede il progetto con questo management messinese ormai rodato che si è affiancato a una realtà solida come quella di Mario Gastorina, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista, diciamo, amministrativo, no? Penso a quello che è l'iter per l'omologazione del Bacigalupo. Sì, diciamo già in altre interviste mi ero già espresso in merito dicendo che l'avvento e la possibilità che ci è stata data di poter entrare a far parte della dirigenza del Città di Taormina, che era il vecchio Sporting Taormina, non ci dimentichiamo che il Città di Taormina nasce dalla fusione dello Sporting Taormina e dello Sporting Catena. Il connubio di queste due società ha dato vita al Città di Taormina e questa sta diventando sempre di più una bella realtà, anche perché è fatta da gente seria, gente per bene, gente che ha voglia di condividere un progetto. Noi più volte, prima di avviare questo progetto, ci siamo riuniti, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni affinché tutte queste personalità potessero condividere. E
Obiettivamente ad oggi ci stiamo riuscendo perché proprio c'è la volontà e siamo determinati a fare qualcosa di importante anche non solo dal punto di vista calcistico, ma anche sul territorio, là su Taormina. Infatti, peccato che siamo stati interrotti nel più bello, ma c'erano una serie di attività che volevamo una serie di iniziative che volevamo attuare. E che in questo momento non possiamo fare, però la sinergia tra i vari dirigenti è ottima. C'è molto dialogo tra di noi, c'è comunione di intenti e quindi sicuramente è un progetto che porteremo avanti in maniera compatta e secondo me poi alla fine i risultati ci daranno ragione. Risultati che sono in mano poi a un personaggio come Eugenio Luvito, che è molto curioso anche da conoscere al di fuori di quello che è il semplice rettangolo di gioco. Voi avete dato un taglio a quella che è, diciamo, la vostra comfort zone negli anni. Penso a Peppe Furnari, a Bellinvia, che vi hanno molto spesso seguito negli anni del Città di Messina. Confronto costante, continuo con il mister. Ce lo racconti un pochino a 360 gradi? No, il mister fin da subito è stata un'idea condivisa anche quella, sia con il presidente Castorina che con l'amministratore delegato Maurizio Loré. Non appena abbiamo fatto il primo incontro è stata una persona che ci ha subito entusiasmato. Parla tanto, ma fa tantissimi fatti. Abbiamo avuto modo di poterlo vedere sul campo, è uno estremamente pignolo, è uno estremamente deciso a fare questo tipo di lavoro. Secondo me avrà un bellissimo futuro d'ora in avanti. Poi ovviamente parlano sempre i risultati, dico, ma con lui c'è massima condivisione, parliamo molto spesso, ci sentiamo periodicamente, facciamo delle riunioni, c'è un confronto periodico e continuo. Diciamo che è una bella esperienza. Ricordo in passato, se posso fare una analogia al rapporto che avevo con il mister Furnari, rapporto che è nato pure da un'amicizia, ma che poi sul campo, come aveva fatto già in precedenza con altre società, in maniera professionale, ha fatto sì che arrivassero risultati straordinari con il Città di Messina. Non posso che auspicare al mister Luido di fare lo stesso percorso che ha fatto il mister Furnari. E poi i calciatori, no? Che sono alla fine sempre i protagonisti assoluti di quello che dice il campo, di quello che ci dice la classifica. Un mix di tanti calciatori esperti, altri nel pieno della maturità, che fanno da chioccia però a chi si affaccia alla prima squadra per la prima volta, come i ragazzi che stanno venendo su dal settore giovanile, che era prima dello Sporting Atene, anche dello Sporting Taormina e delle altre realtà. Obiettivamente noi abbiamo sempre lavorato tantissimo e benissimo con il settore giovanile, con il Città di Messina. Il progetto è anche sul Città di Taormina analogo, vale a dire costituire un settore giovanile importante che possa dare linfa alla prima squadra. Dico, ci sono dei ragazzi che ci portiamo da anni, c'è un affetto personale ma anche che ci lega attraverso dei ricordi bellissimi sul campo, uno su tutti, Giuseppe Quintoni, che è un elemento simbolo, ecco, di tutto il percorso che abbiamo fatto, sia col Città di Messina che abbiamo intrapreso col Città di Taormina. Siamo poi al Giovanni Cardullo dirigente, Ora finalmente. legato al doppio filo a Maurizio Loré, che un'estate vi disturba. A te e a Gigi D'Alessandro, che siete nel vostro paradiso alla SIAC, venite con me alla città di Messina. Ci racconti questo aneddoto e poi come si evolve la carriera dirigenziale calcistica. Diciamo che con Maurizio c'era un rapporto di conoscenza, perché lui era legato al Città di Messina, insieme a un gruppo di dirigenti che avevano attuato questo nuovo progetto su Messina. E io, da buon appassionato di calcio, da diciamo ex giocatore di queste categorie, mi sono fatto coinvolgere più che altro dal mio suocero,
ho iniziato a intraprendere questo percorso come responsabile del settore giovanile del Città di Messina, il che è andato pure bene quell'anno perché abbiamo vinto un titolo regionale, con la Juniores, ci siamo passate belle soddisfazioni, un gruppo di ragazzi che oggi ancora mi porta, ad esempio il Codagnone nella situazione, Alessandro, abbiamo fatto un percorso insieme da quando io ero responsabile del settore giovanile, e oggi me lo ritrovo al Città di Taormina. Tra me e Maurizio c'è stata subito sintonia, ci siamo ritrovati in un campionato di promozione e poi, come d'incanto si dice, abbiamo vinto il campionato, no, abbiamo vinto, siamo arrivati in eccellenza tramite i playoff, e poi il campionato di eccellenza è stato qualcosa di straordinario, perché sapevamo di avere una bella squadra, sapevamo di poter dire la nostra in quel campionato, ma sicuramente non immaginavamo che potevamo battere qualsiasi tipo di record, mi pare, in eccellenza. E poi è culminata con la promozione quell'anno, è stato bellissimo, anche le dichiarazioni di Maurizio della vittoria del campionato, che mi ha dedicato la vittoria del campionato, ci cioè ha consolidato quello che è una nostra amicizia che obiettivamente è nata sul campo, ma poi ad oggi è un'amicizia a 360 gradi. Qual è la soddisfazione più bella di quegli anni e se c'è anche, come immagino ci sia, un ricordo che vorresti cancellare? Ricordo che vorrei cancellare, obiettivamente ce ne sono pochi, perché abbiamo passato dei periodi belli, pieni di vittorie. Ricordo che vorrei cancellare, obiettivamente, forse nonostante la vittoria, il derby che abbiamo fatto della Serie D, perché nonostante lo sfogo, obiettivamente, per noi era una soddisfazione andare a vincere quella partita, però poi col senno di poi, tant'è vero che la scelta che abbiamo fatto societaria ne dà dimostrazione, obiettivamente era una partita che non volevamo fare, perché i primi noi eravamo i tifosi dell'ACR, abbiamo fatto di tutto per fare un'unica società in Serie D. E obiettivamente quella partita è stata bella, emozionante da vivere, la soddisfazione anche di poterla vincere e dire una squadra come la nostra, che sicuramente aveva un budget completamente diverso rispetto a quello che era il budget dell'ACR, siamo riusciti a vincerla, abbiamo vinta col cuore, però obiettivamente è un ricordo, un'emozione sicuramente, ma è una partita che non avrei mai voluto fare. Né io né il presidente Lorè, ce lo siamo detti e ripetuti più volte, anche insieme a Michele, Gabriele e Raffaele, e sinceramente avrei evitato di farla. E poi mi voglio dimenticare pure di parlare di Luigi, che comunque è d'Alessandro, che in questo percorso Fatto di tutto, aneddoti con lui ne Giro avremmo un'infinità, dico, perché oltre un'amicizia più che ventennale che ci lega, obiettivamente un professionista che ci ha accompagnato e che mi ha accompagnato in tutto questo percorso, perché l'ho coinvolto sempre, sempre con ottimi risultati, sempre al nostro fianco, in tutti i ruoli possibili e immaginabili. Ha fatto un po' di tutto e qualsiasi cosa ha fatto, obiettivamente l'ha fatta in maniera più che Ha dignitosa, rifatto con persino il tanta professionalità. Ha calciatore. rifatto anche il calciatore, sì, l'allenatore e il giocatore quell'anno, Ne hai già sì. parlato a più riprese in questa chiacchierata. Cosa c'è nel futuro a 360 gradi del Città di Taormina? Hai detto non solo calcio. Sì, il futuro di Città Taormina è il Città di Taormina, cioè creare un qualcosa di importante con questa società, così come abbiamo fatto in precedenza, portarla sicuramente a una categoria che possa far emergere e valorizzare i ragazzi, e poi tutto quello che c'è attorno al calcio, cercare di dare una mossa sul territorio e coinvolgere famiglie, coinvolgere ragazzi, dico, estremamente importante e con tanta soddisfazione abbiamo ottenuto nuovamente la licenza di pubblico spettacolo
per l'apertura del campo del Bacigalupo. Per noi è motivo di soddisfazione questo, perché era da un po' che non si riusciva ad ottenere, con la sinergia di tutti, tra il presidente Castorina, Maurizio Lorè e il contributo di tanti altri, siamo riusciti a riaprire il campo, anche se ad oggi, ahimè, non abbiamo ancora potuto fare la prima partita a porte aperte per motivi non legati, ovviamente, ora alla licenza, ma all'emergenza Covid. Ci auguriamo che presto lo possiamo fare e organizzare pure una serie di eventi all'interno di quel campo, che la cornice di Taormina, la cornice di quel campo, sicuramente è una delle cose che mi ha fatto scegliere proprio Taormina, e ci ha fatto scegliere Taormina perché è un posto eccezionale, si può fare sicuramente qualcosa di importante là.